Mi presenterò con una lista civica, dice Stefano Boeri, candidato alle primarie del centro-sinistra, sfiderò la Moratti ascoltando i milanesi. Ora la politica, appena rientrato dagli Stati Uniti, Stefano Boeri, l'architetto, candidato come indipendente alle primarie del centro-sinistra a Milano, lancia la sua sfida alla sindaco Moratti. Bisogna saper ascoltare i bisogni della gente di tutti i quartieri, ha detto anche i più lontani. Architetto, dunque, perché ha deciso di scendere in campo? Ma Milano è una città straordinaria che ha bisogno però di una grande svolta nel rapporto tra l'amministrazione e i cittadini, nel fare in modo che i giovani trovino di nuovo in questa città un luogo che li accoglie, che gli dà lavoro. Stefano Boeri, architetto, 53 anni, è appena rientrato dagli Stati Uniti. Conferma che correrà alle primarie del centro-sinistra come candidato sindaco per Milano. La sfidano già, sono già in campo, Pisapia e Caputo. Quindi lei non ha problemi a correre a questo punto. Io sono molto contento, sono persone che non conosco personalmente, mi sembrano persone stimabili, corrette e che sono certo poi ci accompagneranno nel percorso importante che è quello poi della campagna elettorale vera e propria. Ecco, lei si presenterà con la lista civica o sostenuto dal Partito Democratico? Come si presenterà? Io sono indipendente e per me è chiaro che la prima cosa che farò nei prossimi giorni è mettere in rete le sollecitazioni che ho ricevuto, che vengono dal mondo delle professioni, della società civile, del sindacato, del volontariato. E questa è la base della mia lista, sarà una lista civica. Lista civica e indipendente che sfiderà il sindaco uscente a tutto campo. Noi abbiamo bisogno di un'amministrazione che sia vicina ai cittadini. Abbiamo bisogno di un'amministrazione che sia presente nei quartieri. Milano non è una città enorme. Noi non possiamo permetterci di non avere il polso anche del quartiere più lontano che sta dentro nei confini di Milano.